Buongiorno Davide, oggi torniamo a parlare di ChatGPT, il modello introdotto da OpenAI ormai a novembre del 2022. Come sapete, una delle più grandi limitazioni di questo Large Language Model è il fatto che la sua conoscenza del mondo sia limitata ai dati con cui è stato addestrato, cioè fino al 2021. Ma dovrei forse dire che questa era una limitazione, perché l'ultimo annuncio dell'azienda introduce i plugin, che sono sostanzialmente dei moduli che possono essere aggiunti e integrati con il modello base e connesse con applicazioni di terze parti che hanno la possibilità di accedere a internet, aprendo quindi il mondo delle API a ChatGPT. Ad esempio, come dice il comunicato ufficiale, i plugin possono accedere a informazioni in tempo reale come risultati sportivi, news o l'andamento dei mercati, oppure accedere a contenuti privati di aziende o singoli utenti, o addirittura eseguire azioni per conto dell'utente come prenotare un volo o ordinare la cena. Per creare un plugin per ChatGPT bisogna creare un file manifest sul proprio dominio su /wellknown/AIplugin.json e questo file deve contenere i metadati del plugin, quindi tipo il nome, il logo, eccetera. Poi i dettagli dell'autenticazione, ad esempio gli URL di OAuth, e poi le specifiche definite da OpenAI per gli endpoint che si vogliono esporre. Poi questo plugin va registrato e gli utenti possono attivarlo dall'interfaccia della chat e a ogni prompt ChatGPT deciderà se la domanda vada girata a uno dei plugin attivi, riportando poi la risposta all'utente, magari includendo i link presenti con le preview generate via Open Graph. Questo ci porta quindi ad avere di fatto un marketplace di plugin che possono aprire ChatGPT a internet e collegarla con svariati servizi API. Tra quelli che sappiamo stanno già testando lo sviluppo ci sono Expedia, Kayak, Klarna, Shopify, Slack, Zapier e molti altri. Non solo, ci sono dei plugin che ci permettono di interpretare ed eseguire codice, attualmente limitati a Python, e quindi siamo praticamente alla chiusura del cerchio, cioè ChatGPT può scrivere codice, debuggarlo ed eseguirlo da solo. I plugin sono attualmente in alfa e sono disponibili solo per alcuni utenti che hanno fatto richiesta tramite una waitlist sul sito di OpenAI. Quindi non so se è chiaro che se questa roba avrà successo, noi stiamo assistendo al successore, allo stesso tempo, dei motori di ricerca, perché le informazioni ti vengono presentate dalla chat in base a query specifiche, e poi anche delle UI, cioè delle interfacce utenti, perché se puoi far eseguire azioni esprimendoti in linguaggio naturale, scrivendo o dettando, a quel punto non ti serve più compilare un form e cliccare bottoni di conferma. Il marketplace dei plugin potrebbe diventare il nuovo App Store, quello che introdusse Apple portando alla rivoluzione delle app che di fatto creò un nuovo mercato, e potremmo rivivere gli stessi problemi, la mancanza di standard aperti, perché OpenAI sta di fatto creando i suoi, poca trasparenza sulla competizione, cioè perché la chat dovrebbe scegliere un plugin invece che un altro o raccomandare un plugin nel marketplace, e la nascita quindi forse di una sorta di CEO dei plugins, e poi di nuovo mancanza di regolamentazione pubblica, anche se si sta facendo qualcosa sulla AI, vedete come il tutto sia molto più lento dell'arrivo delle innovazioni. Peraltro Microsoft ha rilasciato di recente una ricerca che mostra come GPT-4 stia mostrando indizi di quella che viene definita general intelligence, cioè la capacità di mostrare pensiero critico e di imparare simile a quelle degli esseri umani, uno scenario controverso che alcuni ritengono non si verificherà mai, mentre che per altri è a pochi decenni di distanza. Comunque le innovazioni qui sono velocissime, GPT-4 è stato presentato da pochissimo e già abbiamo questa notevole innovazione, e tutto questo è spinto e regolato da un'azienda che, nonostante l'open nel nome, non è open source e non aderisce a standard aperti. Cosa potrebbe andare storto? Non lo sappiamo adesso, facciamo i curiosi, guardiamo come evolve la situazione, prepariamoci però all'esplosione di un nuovo mercato, sempre meglio essere preparati che dover rincorrere. Ed era anche tutto, quindi grazie per aver seguito fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!